quasi depresso, un paradosso, io ti sparo addosso, rimasto al rimorso, scrivo e mi censuro ad ogni testo come questo qui, che ciò che penso è più cruento di Azerbaijan Fear, non sono King del Rap, né chissà chi, per come cosa scrivo, faccio concorrenza a Stephen King, malati da attenzioni come ricoverati, sono bravi come artisti a fare cover d'arti, voglio la mente aperta a livello lettera, qui non mi considero nessuno, manco i Jäger, che se vuole secchio la fama, fare versi diversi, contribuendo all'escalation degli eccessi. Oh, lo posto pezzo qui, più nessuno si verrà a comprare il mio CD. Ciao, come stai? Bene. Tu? Come ti chiami? Bene, grazie. Nome normale Andrea Vigliano, nome da artista Etrom. Quando hai incominciato a rappare? Proprio cominciato erano i tempi in cui facevo le superiori, quindi sarà stato nel 2005, ma facevo cose proprio a casa mia, mi registravo col Walkman e le cassettine, e poi ho cominciato invece a fare qualcosa di più professionale nel 2013. Da dove vieni? Allora, io vengo da Rocchetta Palafea, ho abitato per 28 anni a Nizza e adesso invece vivo a Rocchetta Palafea. Secondo te il posto in cui sei cresciuto ha influenzato il modo in cui rappi e fai musica? Il posto in cui sono cresciuto no, perché non conoscevo, oppure non so se c'è gente che rappa, però quello che mi ha influenzato appunto sono i gruppi che conoscevo grazie alla televisione, grazie alla mia ricerca su internet. Quali sono state le tue influenze musicali? Beh, nel rap inizialmente io non conoscevo tanto l'ambiente, quindi sentivo più le cose che mi proponeva la televisione, quindi ho cominciato da un Caparezza, un Frankie Energy e poi sono andato avanti così finché poi ho spulciato con YouTube nell'underground e ho avuto molti riferimenti più sull'underground, quindi Lord Madness, K.O. e basta. su quanto riguarda il rap è quello. Oltre al rap ascolti anche altri generi musicali? Sì, io spazio, non dico proprio dalla musica classica, ma almeno dalle colonne sonore dei film, passando proprio al metal, musica elettronica, un po' di tutto, insomma. Hai anche dei dischi all'attivo? Dei dischi all'attivo? Ne ho tre. Tre dischi all'attivo più un mixtape. Perché casa sono uscite? Sono uscite presso sezione Aura. Tu, oltre il rappare, suoni anche qualche strumento? No, suono i citofoni e i campanelli. Per la produzione musicale ti fai dare una mano da qualcuno o i beat li fai te? No, per la produzione musicale c'ho un mio caro amico d'infanzia che si chiama Andrea Fiorio, nome d'arte Outplace e Burro, e poi ho anche comunque altre persone che mi hanno fatto dei beat, tipo Bill Luke, ovvero Luca Bussi, che era anche un mio ex compagno delle superiori. I tuoi testi di cosa trattano? I miei testi sono più o meno di denuncia sociale, quindi partono un po' da denuncia sociale, politica e molto anche introspettivi alcuni. Per te il testo è importante o è importante anche la parte melodica? Allora, io sono partito che il testo era la cosa più importante di tutto, poi pian pianino mi sono più allenato anche sulla parte melodica grazie a Outplace che mi aiutava in piccoli dettagli utilissimi, e quindi sì, adesso sto mettendo insieme tutte e due le cose, mentre prima ero più su dare più importanza al testo e basta. In che lingua rappi? Italiano. Se l'alternativa è riuscire fuori a uccidere il mio nemico è dentro, lo devo solo scrivere, lo devo solo scrivere, lo devo solo scrivere, lo devo solo scrivere, lo devo solo. Se il mio tormento è dentro e non mi può più vivere, sfregiando sto foglio, tu mi vedrai sorridere, tu mi vedrai ridere, tu mi vedrai sorridere, tu mi vedrai. Se l'alternativa è riuscire fuori a uccidere il mio nemico è dentro, lo devo solo scrivere, lo devo solo scrivere, lo devo solo scrivere. E non mi fa più vivere sfregiando sto foglio, tu mi vedrai sorridere, tu mi vedrai, mi vedrai, mi vedrai.
mi vedrai sorridere, tu mi vedrai. Speriamo un futuro che è una bizzarra utopia, strappa via questo tuo figlio che ti dà l'eutanasia. L'autopsia di un'Italia morta dopo un'agonia, dalla varia in una politica che è meglio un'anarchia. Bene dare via, ti vedrò corpo stesso in shanzu, l'anima tua adesso è mia shanzu. Ora è lavoro per elaborare il lusso, più morte ne apatia che va avanti dopo tutto. Al vizio del giudizio, Palakir come il tizio che trafigge ciò che ama, vuol stile dell'ingizio. Prendo fiato, spato per fatto che ho qualche cosa di fatato. Deluso, in quanto disilluso, da mondo che mi ha illuso, coprendo la vergogna con dell'uso. Ma oggi busso alle porte dell'indemoniato, da un nuovo poeta maledetto e nato. A far musica, a cantare? Allora, la mia voglia, la mia passione e la mia rabbia o la mia tristezza. E cos'è la musica per te? La musica per me è uno sfogo e allo stesso tempo una cosa che mi, una specie di bolla che mi esclude momentaneamente dal casino sociale che c'è intorno e che mi fa stare in un habitat più confortevole per me. Come avviene il processo creativo per arrivare ad una traccia, ad un testo? A volte mi passano la strumentale, ascolto la strumentale, penso a qualcosa di cui voglio parlare e poi ci studio sopra su come strutturare il testo. O a volte ho io in mente una cosa di cui voglio parlare e ho già in mente come farla e chiedo se riescono a farmi una base che abbia determinati requisiti. Quindi parti anche da delle tue idee? Sì. Di musica o di testo? Di testo. Praticamente io all'inizio ero proprio partito così, avevo proprio degli appunti a casa, su un diario, quando proprio non conoscevo ancora Sezione Aurea nessuno. Avevo proprio un'idea di canzoni che mi piaceva fare, che me le sarei fatte per conto mio a casa mia. Poi grazie ad Outplace che mi ha chiesto se volevo cantare sulle sue strumentali, allora mi ci sono dedicato. Però avevo proprio già in mente determinate cose che volevo fare, determinati argomenti che volevo trattare e poi in base alle strumentali che ricevevo dicevo questo ci sta bene, in questo ci metto quello. Rapporto col palco, ti piace o ti terrorizza? Inizialmente mi terrorizzava, la prima volta avevo proprio una fifa tremenda, avevo paura di sbagliare, avevo paura di non ricordarmi le parole. È capitato e a volte capita ancora purtroppo che magari mi sbaglio, cioè, però la prendo più alla leggera, mi godo proprio il momento di essere lì, di tirar fuori me stesso e sfogarmi e non bado più al resto, non so come spiegare. Ti piace più il momento in cui sei a casa a fare le prove oppure sul palco? Ma allora, a casa mi piace più che altro quando devo scrivere, invece mi piace di più proprio essere poi sul palco a esibirmi, perché è lì che mi riesco proprio a sfogare in tutto e per tutto, sia dal muovermi sia dal gridare dentro un microfono e tirar fuori tutto me stesso. Qual è il posto in cui hai cantato che ti ha emozionato di più? Penso a Cortiglione, perché eravamo all'aperto, c'era un palco bello grosso, c'era un sacco di gente e forse era il mio secondo live, se non ricordo male, forse era il mio secondo live. E lì ero già un po' più tra il meno terrorizzato dall'ultima volta e il più carico in quel giorno, diciamo. Che cosa non deve mai mancare ad un tuo concerto? Non lo so, la mia voglia di esplodere. Hai un rito scaramantico? No. Dal punto di vista puramente estetico, per te è importante le visual, l'abbigliamento, lo stare sul palco? Mai fregato nulla.
sucker. Provami qualcuno che sia buono davvero, anche chi ha la faccia d'angelo e felice maniero. Sui social network non farmi catechismo, se poi ti vedo in giro che sfoccio un povero Cristo. Fremono per dirti quanto sei stronzo, ma per dirti che sei bravo aspettano che tu sia morto. Capisci il discorso di sto discorso, io no. La gente mi fraintende come Jack Skeleton. La coppia vince se c'è chi finge, l'amore bugiardo di David Fincher. Non sono come mi si dipinge, se ti crei un personaggio è lui che ti dirige. L'informazione è una visione astratta in più, è propinata la gente distratta. E tu, che sei arrabbiato se sei il verde Hulk, tu ci convivi col tuo Babadook. Lockdown, in questi due anni sei riuscito a scrivere qualcosa oppure ti sei totalmente bloccato come alcuni artisti? Ho scritto, infatti ho prodotto il mio ultimo album, VITA, e però era già in preparazione prima quello, cioè avevo già scritto delle canzoni prima e poi dopo ho continuato dal lockdown e dopo il lockdown. In più ho partecipato a molti contest online, quindi ho sempre mantenuto attiva la mia voglia di scrivere e di tirar fuori quel che avevo dentro. Vuoi parlarci di questo tuo ultimo disco? Sì, allora, il mio ultimo disco appunto si chiama VITA, quindi se stiamo a vedere è Vita. È un album in cui cerco di esprimere tutto me stesso, cioè descrivere proprio il mio modo dei miei pensieri, le mie riflessioni, i miei ricordi, tutto partendo proprio dalla parte più superficiale di me stesso, di quello che la gente vede, fino ad arrivare proprio pian pianino nel profondo di tutte le cose che riguardano me stesso e la mia vita. Come ti vedi tra 5 anni? Vecchio, molto vecchio. Beh, sicuramente spero di essere un papà, perché cioè, che sono un papà sicuro, perché a maggio mi nasce una bambina, quindi sono contento. E tra 5 anni appunto spero di essere un buon papà e di riuscire magari anche a portarla a vedere i miei concerti e magari farla appassionare a quello che faccio io. Cosa pensi della scena musicale italiana, rap e non? Sinceramente io ascolto molto poco la radio in questo ultimo periodo, vado molto più a cercare o gruppi fuori dall'Italia, ma non rap, proprio altro genere di musica, o se cerco qualcosa lo cerco sempre più nell'underground e più che altro per cercare di scoprire qualche cosa nuova da poter, non dico copiare, ma imparare per poter scrivere qualcosa di diverso ogni volta. Social, li usi, non li usi, li odi? Allora, li uso sì, però non sono un esperto, non sono pratico, e li uso ma da principiante. Grazie a mia moglie che un po' li usa di più, riesco a usare Instagram, Facebook, no vabbè Facebook lo usavo già da prima, però Instagram l'ho imparato grazie a mia moglie che mi insegnava come si usava. Adesso mi chiedono di entrare in TikTok, quindi sto per impazzire. Progetti futuri, video, date? C'ho un video che spero riesca a essere pronto per aprile, prima che nasca mia figlia. E quindi da far vedere. E tour per adesso ci stiamo organizzando, progetti futuri per ora nulla, perché ho appena terminato un album, devo ancora mettermi a posto per trovare nuove idee. 3 artisti che bisogna assolutamente conoscere. L'artista che mi piace di più è Caparezza, quindi Caparezza, a parte che lo conoscono già tutti, quindi... io propongo un ragazzo che ho conosciuto in un contest e secondo me ha buone qualità e l'ho inserito nel mio album, e si chiama Matty Cash. Una ragazza che si chiama Lone Wolf, che è molto brava, molto introspettiva. Spero anche di collaborare un giorno in una canzone, perché è molto brava. E ne cito un'altra. Una che ha collaborato con me, c'ha una voce spettacolare nel secondo album che ho fatto, è Ajar. Molte grazie. Ciao, grazie ciao. A voi.
finalmente esco da questo labirinto. I pensieri magici che mi fottono il cervello. Ho risoluzione al principio dell'entropia. Risolto una questione, c'è un'altra che si avvia. Vota per la destra, vota per la sinistra. Ma vota per chi cazzo vuoi e non scassar la minchia. Tanto non succede nulla, senti le urla di gente che fa brutto, poi dopo era una burla. Inventa di un carnefice e dopo fai la vittima, cercando dei seguaci d'accordo alla tua critica. Mescola retorica un po' di etica, abbonda con generalizzazioni, indebita, cerchi relazioni e trovi deiezioni. Tutti quanti buoni come nelle prelezioni, seguono la musica ma come la politica, conta solo il gossip, è una sostanza sietica. No, c'è nessuna via di uscita, segui questo loop, ammazzi con in mano un mitra. No, c'è nessuna via di scampo, tutti sanno tutto in ogni campo. Non c'è nessuna via d'uscita, segui questo loop, ammazzi con in mano un mitra. Non c'è nessuna via di scampo, tutti sanno tutto in ogni campo. Sono anni che la scienza dà l'allerta del pianeta, ma tutti immobiliti solo se te lo dice Greta. Pubblicità vecchia che ci marcia sull'immagine di bimbi per far scelte più di pancia. Nel sociale associare il prodotto commerciale a quel tale che farà aumentare la riprova sociale. Pure l'arte si deve associare per un pubblico vasto, non ti puoi più sbilanciare. Chi comanda se ne fotte dei diritti umani, gli bastano le chiacchiere e tanti soldi per le mani. Tutti figli ancora degli infami, vuoi uscire dalla merda ma con loro ci rimani. La storia vera insegna, dipende cosa impari. Incazzati un po' oggi e ribellati domani. Rimani con l'idea che siamo umani, combattiamo per valori, per i sogni ed ideali. E no, c'è nessuna via d'uscita, segui questo loop in touch con mano mitra. No, c'è nessuna via di scampo, tutti sanno tutti in ogni campo. No, c'è nessuna via d'uscita, segui questo loop, ammazzi con in mano mitra. No, c'è nessuna via di scampo, tutti sanno tutti in ogni campo. Grazie, grazie.